due amnesie difensive condannano il Venafro alla sconfitta in casa. Dopo Teramo occorreva fare punti, ma la Civitanovese è brava, abile a capitalizzare due occasioni che capitano in una partita non molto bella, giocata a scacchi. Capitano della formazione ospite, udite udite, Ciccio Marotta, vecchia conoscenza del calcio isernino e venafrano. Mister Morganti disegna un 4-5-1 con un centrocampo folto che imbriglia i venafrani. La partita non è molto bella, si parte e sono gli ospiti con Gandelli, la mette in mezzo, poi Russo c'è. Risponde il Venafro che si disimpegna in questo modo proprio con Keita che cerca di suonare la carica. Siamo al 25esimo, conclusione ma è larga sul fondo. Rispondono gli ospiti, buona percussione sulla sinistra con Noschese e poi con Coutouan che conclude, respinge la difesa, guardate cosa sbaglia Mandorino, ma si farà perdonare. Siamo nel finale, 45esimo, qui è il Venafro che fallisce così con Ricamato. Nella ripresa Morganti leva uno spento palma per inserire Lazzarini, ex Trivento, intuisce il mister ospite che la vittoria è una cosa possibile. Qui Petrone stimola Keita, però l'estremo Paniccia c'è, sarà uno dei migliori in campo il portiere ospite. Poi calcio d'angolo, la palla finisce al Venafro che fallisce in questo modo sotto misura. Ma al momento forse migliore della squadra locale, pasticcio difensivo, azione innocua, Coutouan verso Mandorino, tiro al veleno che si infila nell'angolino di Russo e clamoroso a Venafro, 0-1, esultanza degli ospiti che passano in vantaggio. Il Venafro deve subire quindi l'entusiasmo degli ospiti, qui è ancora Noschese che fallisce così. Allora Urbano corre ai ripari, doppio cambio fuori di Pastena e Patriciello un po' spenti dentro Capaccione e Petrone. Poi guardate proprio Capaccione cosa fallisce a tu per tu. 0-1, ancora Capaccione che stimola, ancora Felici a colpo sicuro, grande Paniccia, davvero intervento da 10 lode. Poi il Venafro perde la testa, guardate Conti, deve solo disimpegnare, Coutouan al pressing, Svizzera che favorisce... E proprio Lazzarini, l'ex Trivento, che con un cucchiaino alla delizia mette lì lo 0-2 che vale i tre punti quasi in cassaforte, il Venafro non c'è più, quindi Conti sbaglia questo disimpegno e quindi è Noschese che si trova tutto solo e sbaglia ancora, largo, si salva Russo. Poi guardate, reclama il Venafro su Petrone, l'estremo difensore, ci sarebbero gli estremi per la calcio di rigore che non viene concesso. Siamo allo scadere, Keita cerca di gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma non ci sarà più nulla da fare. Scorrono i minuti, Ciccio Marotta si guarda intorno, ma la palla è finita perché la partita è finita. Sono tre punti importantissimi per mister Morganti nella trasferta più lunga della stagione.